Avanti! Marchesa? C'è il mago? Gaspar. Gaspar è qui. Bravo Artemio, so che di te mi posso sempre fidare. Fallo venire avanti e apri il sipario. Che altro devo fare, signora Marchesa? Non mi rompere i coglioni. Signora Marchesa? Sì, che? Tu saresti il mago. Canestrari Gaspare, in arte Gran Gaspar. Ah, e accomodati qui vicino. Che? Non ce l'hai il sedere? No, per avercelo ce l'ho. È che non so dove metterlo. Piglia quella poltrona. Ah, grazie. Scusi, ma... Siediti, siediti! Sì. Accostati! Hai visto quella gente di là? Sì, l'ho vista. Un po' l'aria di... Di figli di bignotta! Dillo, dillo! Sono i parenti miei! Quelli, siccome devono ereditare tutto, ci hanno provato a farmi morire prima! Ma se la sono presa nel culo! Perché io morirò, ma per i cazzi miei! Lei è di antica famiglia nobile, vero? Ma tu ci pensi? Mi tocca morire per una bronchite asmatica! Alla mia età! Lo sai quanti anni ho? Insomma, adesso così su è difficile. 318! Però, io al massimo gliene avrei dati 210, 215. Fa lo spiritoso tu! Dal 1798 io sono stata bruciata due volte. Una volta a Castel Sant'Angelo e un'altra a Campo dei Fiori. Io dovrei andare perché ho... No, sta fermo, non ti muovere. No, chi si muove? Guarda che non sono matta, T'ho fatto chiamare perché ho sentito la tua voce dalla strada e ti volevo parlare. Non ci credi che sono una strega? Io ho conosciuto il diavolo, si è innamorato di me e mi ha posseduta analmente e mi ha dato i poteri magici. Adesso che sto per morire, vorrei che tu potessi seguire la mia strada. Io la ringrazio. Però il fatto di essere posseduto dal diavolo analmente non è che mi piaccia molto. No, non c'è bisogno di questo. Ah, ecco. Io posso trasmettere i miei poteri anche per bocca. Io per adesso rinuncio, signora. In comunque in futuro se... Ma siediti! Stronzo! Apri il comodino. Sì. C'è una bottiglietta giallina. Sì? Prendila. Sì. E anche il bicchierino. E anche il bicchierino, ecco qua. Bevi un sorso e concentra la tua mente. Concentrati. Cos'è? È pelo di culo e piscio di coniglia incinta. Bevi un altro sorso. No, ne ho già bevuto uno, scusi. Bevi! Ah, ribevo, sì. Adesso ripeti con me. Sangue striscia. Sangue striscia. Mefistaccio. Mestifaccio. Paracelso e Claromonte. Falsacelso e Claromonte. Piracchio e Belzebù. Piracchio e Belzebù. Prendi l'altra bottiglia. Prendi l'altra bottiglia. Bene, mettine un po' nel bicchierino. Ecco. Bene. Bevi. Ma cosa? Io come dove... Bevi. No, scusi, io ho già bevuto due volte, poi lei ci ha... Bevi. Bevi. Sì, E adesso tieni questo libro. Ora tu sei veramente un mago. Hai poteri soprannaturali. Adesso ti ho acceso il dono.
Io la ringrazio molto, ma... Ma come posso fare per sdebitarmi? Oh, niente. Tornami a trovare, però. Quando? Beh, ti chiamerò io. Quando vieni, portami un cono gelato al pistacchio. Pistacchio? Posso? Adesso vattene, che mi sono rotta le palle. Arrivederci, Marchesa. Grazie. Buona giornata, signore. Scusi.